Secondo le statistiche di YouTube, solo l'1% di chi guarda i miei video è iscritto al canale. Mi aiuteresti molto se decidessi di iscriverti ora. Grazie! Tour Postazione Sofia. Ma quanto costano le troie? Ma quello in alto allo schermo è il counter dei ritrovati in Turchia? Là, che cazzo mo dai a fa? Se poi porco Dio non posso sapere perché sono una leonessa. Per la mia durezza di pensiero, per la mia cavalcata veloce, per la voglia di aggredire tutti i miei colleghi, perché sono sempre il più forte in quello che faccio. Perché sono una porco Dio di leonessa? Madonna troia! Dio cane! E già c'è tutto questo problema del genere nel mondo. Neanche posso sapere che cazzo significa il mio patronus. Ci sta Harry Potter perché con queste lucine dietro. Giusto. Diciamo che ci sta bene in stream all'incirca. Vai, non ti preoccupare, okay. Ci vediamo fra 20 minuti. Allora. Ti mando un link. Sound muted. Sound resume. A me? Abbastanza pesante di Google. Se ti voglio far crashare questo lo stream. Questo così. No, Giacchino, non lo fare. Non lo fare. Dopo. Nathan, per i 14. Sound muted. Gianco ride, ma. In sti giorni ho visto che Gianco. No, fratello, io streamo, io uso Streamlabs OBS perché sono fantastico, frenetico, fuligginoso. Quelle del maestro non è più. Documenti, Digos e il carabiniere. Un'altra foto. Si è buggato tutto, si è palesemente... L'iPhone 14! No! E se poi lo devo andare a comprare, lo devo andare a comprare nel Media Market, che sta a 30 minuti qui e nessuno parla inglese. Non lo fare mai più, non lo fare mai più. Sei un cretino, sei uno sciocco. Culi grossi, culi sodi, culi forti. Culi belli, culi rotondi. Forma del corpo clessidreale. Clessidre grosse, culi allenati, culi dove cenare proprio, quasi oserei dire. La postazione almeno! Cosa devi vedere della postazione, pezzo di merda? È questo! Questa è la mia postazione! Che cazzo ti credevi che andavo in un castello, pezzo di buco di culo? Arrivo da una cantina e piano piano, vai! Adesso te la fai un po' LGBT4KHDMI! Perché voi non l'avete viste queste? Queste sono il colpo di... Il colpo... Queste sono la cosa più elegante, sono le roselline. Ho preso anche le roselline per essere... Stanchissimo. Non so se sei all'occhio. Proprio stanco. E borsa, a parte ormai costa... Ogni mistero per c'è... Quanti gol è, ragazzi? 3! Finta? 4! Ma fa solamente gol della Madonna, sì, ma che è? Simi World Cup superato! Madonna, mi stai a dirmi nonno, mi stai... Oddio! Ci ha provato. Ci sta. È concentrato. Sì, mi workout super... Palo in terra. A questo punto spero che faccia più gol di Z. Ho usato la parola baruffe, vedi Caressa perché non è capace. Caressa, sì, non devo andare a fare video con Caressa, devo andare da Caressa e spiegargli come si fanno i social. Per quanto si stia muovendo bene, bisogna spiegargli, durante le bistecche, tu, per quanto c'è il rischio che se una persona ti nomina e tu gli vai a rispondere, ti abbassi troppo al suo livello di intelligenza e poi quindi ti frega con l'esperienza,
Caressa, devi capire che non può andare a usare la parola baruffe, perché se vai a usare la parola baruffe in questo scontro, già lo perdi, cioè la persona a cui stai effettivamente rispondendo, già l'hai persa. Pagato questo... i diritti d'immagine, signori. Yeah. Elegante. Sexy. Preciso. Porco Dio, se non me lo... questo sì, lo devo avere io. Le mod del Marzone Clipper. Yeah, meglio di così, non se... vi riconoscerete anche quando starete lì a fumare le vostre stupide sigarette, a dare fuoco a un bosco. Meglio la seconda, probabilmente, fa meno male. Porco Dio, ma che hit! Bellissimo! Però, sai che... E che a me, il cazzo mi piace, ma mi piace grosso, zi. Mi piace saltare sulla ciola, hai capito? Hai capito? Io de puta! Se mi senti dall'altra parte del muro, sarò la tua condanna! Non dormi più! Non dormi più, uomo di merda! Ah, vienimi a bussare che ti prenda a cazzotti in faccia! Ti porto in stream con il muso rotto! Ah, l'ho detto, eh! Com'è? Parlano inglese, vale. Non fanno nulla. Dio cane, gli fai hi, nice to meet you. Te fanno no inglese. Non è che t'ho detto pezzo di merda, brutto cesso, ti voglio sdrenare il viso a cazzotti, anche se lo voglio fare. Ma Sofia, ma dammi un mese per stare con le troie. Ma Sofia, prima le troie. Ho slidato un po' su Tinder, devo essere onesto, ma solo per farmi un'idea. Di che cosa? Dell'età media. Perché è l'unico punto a favore. Neanche 70 anni di età media! La fregna, sì, che sa di non lo so, di Angostino Langostei, che è il gambero, mi fa ridere. Langostino cosa vuoi? Voglio un Angostino Langostei, che è il gambero più famoso della zona. Langostino Grazie Vicento. Beh, effettivamente, sempre rispetto per chi si sabba a livello 1, o livello 2 o livello 3, ovviamente, per carità. Il meme ce l'abbiamo con Amazon Prime, perdonatemi. Grazie Andre per il Prime, grazie, benvenuto in stalla. Allora, attrezzi! Attrezzi livello 2, questi so per fare le cose, le armi. Fagioli di bazar, non li posso prendere? Che so? Stai nel buio, tipo, secondo me. Fai? Stai sempre in una zona illuminata ed è GG. Frate, capisci che... No, sei stato... Okay. No, capo! No, capo! Fermete! È il 39. ...1939. C'è un errore nelle quote globali, mondiali, di tutti i giornali. E se ne accorge solo una persona, il Penguin, che si aggira, osserva un po' di giornali e dice: questa quota 1.04 di invasione Polonia, secondo me è da giocare. Così nasce il primo grande errore del Penguin. Poi è anche diventato omofobico. Però a parte quelle cose, poi possiamo anche continuare la nostra stream. Il gigante scarrafone! Cristo santo! Bro, c'era una bestia di dimensioni cubiche! Sei arrivato tu e adesso si congela, non ha mai fatto così tanto freddo alle Canarie. Quindi, morirò! Sti cazzi, mi posso mettere qua sotto! E chi mi smuove? Leccatemi la ciola!
C'è sta pure un bell'audio. E questi sono due materassi. Qui stanno delle cose. Lì ci stava il quadro. La mia altra luce è questa. Oh. Ma non poteva farlo perché è FTTC e mi sono dovuto far... cabinet, sì, mi sono dovuto far cambiare, cioè in realtà ho preso un cavo Ethernet gigante e l'ho fatto passare dentro le canaline dell'elettricità. Ma guarda, fortuna alla Madonna che l'ha comprato giusto lui, che non sapeva neanche che cazzo fosse il cavo Ethernet per la gigabit. Però stava con quello. Tu basta che per su Amazon cerchi cavo Ethernet, il primo che te esce va bene, tanto un cazzo e un cazzo. Esatto, è quello, diciamo, che non sapevi. Diciamo che della cantina non è che cambia.